Abbiamo con noi Mister Mammoliti. Ben trovato, Mister. Buonasera a voi. Allora, un bel campionato. Lo si diceva che il San Michele quest'anno non avrebbe scherzato. E così è, giusto? Ma sì, guardi, è un processo nel senso di crescita. L'anno scorso la squadra, ovviamente l'anno ancora prima, due anni fa, era nei playout di secondi, si è fatto un percorso. L'anno scorso abbiamo fatto un bel campionato. Quest'anno, diciamo, siamo più consolidati, abbiamo preso qualche giocatore in più e quindi giustamente stiamo crescendo a livello, insomma, di sia di progetto sia calcistico, no? Per sperare di fare meglio dell'anno scorso, e stiamo facendo più che bene, insomma. Senza nasconderci, è ovvio che puntate, se non quest'anno, comunque, diciamo, nei programmi c'è un salto di categoria in promozione. Ma guardi, allora, il discorso è che anche per una piazza come Gioia, perché voi operate su una piazza come Gioia, sì, giusto? Operiamo a Gioia, giochiamo a Palmi, sì. Però la squadra è di Gioia, ci sono molti elementi, la maggior parte dei ragazzi sono quasi tutti di Gioia. Il discorso è che ovviamente se la squadra e il progetto permette di poter lottare fino all'ultimo per i primi posti, noi sicuramente ci siamo. Ovviamente sempre tenendo in considerazione il discorso del nostro progetto, cioè qual è, nel senso che noi vogliamo puntare prima a un'organizzazione societaria, un'organizzazione di campo, e poi cercare elementi che non vengano solo esclusivamente per il discorso contributo, ma che nel contesto vedano un po' il progetto, perché alla fine vogliamo sì che sia un percorso di crescita per tutti. Nel senso che, voglio dire, sia il ragazzino sia il ragazzo possono avere un contributo, ma non solo economico ma di organizzazione. Ovviamente siamo svantaggiati perché non possiamo avere dei giocatori in particolar modo di esperienza, nel senso che puramente di contributo. Sì. Quindi noi ma forse c'è pure più soddisfazione per raggiungere i risultati in questo modo, Mister? Ma sì, ci vuole più tempo, ma è una cosa proprio dei giovani di oggi, nel senso che la prima cosa che ti chiedono è quanto è il contributo, ma io quando sento queste cose un po'... Vabbè, i tempi cambiano, Mister, purtroppo. Mi arrabbio, nel senso che dico, vedi com'è la squadra, vedi come siamo organizzati, vedi com'è il campo, vedi come lo staff, vedi tutto il resto, vedi se ti piace il progetto, poi il discorso contributo può anche andare bene, però noi vogliamo accontentare tutti, nel senso che non vogliamo fare molte disparità, se no alla fine tu scegli 4-5 giocatori di categoria, gli altri li prendi del posto e riesci a fare anche un bel campionato. Certo. Però alla fine vogliamo che questo processo di crescita sia per tutti, che non ci sia disuguaglianza anche nel gruppo, e che sia per gli under sia per i giocatori. Abbiamo avuto molte risposte positive perché abbiamo preso dei buoni giocatori, forse hanno visto anche una coerenza da parte nostra, quindi molti, come ho detto, sono del territorio, sono di Gioia. Pensare Barillà, che era il capitano, che da 2 anni che era fermo, lo stesso Rotolo, giocatori che stiamo rivalorizzando. E speriamo che anche hanno sposato il vostro progetto. Certo. Hanno sposato il progetto, ma soprattutto sono anche contenti di farne parte. Questa è una cosa bellissima. Molti ci hanno contattato per dicembre. Molti ci hanno contattato anche per dicembre. Spero di chiudere qualche trattativa che avete in corso. Bene. Qualcuno in più. Bene, Mister Mammoliti, grazie per essere stato su Anteprima Stadio Radio. Grazie a voi.